Il coro Montepasubio in Piazza delle Erbe per la nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Siamo a Padova per due iniziative di CIA, CIA Veneto con Generazioni in Campo, invece Ghetto in Fiore con CIA Padova. E siamo proprio con il presidente di CIA Padova. In questa giornata voi collegate le varie generazioni. Il sistema CIA è una famiglia molto grande al cui interno esistono tre associazioni, che sono l'Associazione delle Donne in Campo, l'Associazione dei Giovani Imprenditori Agricoli e l'Associazione dei Pensionati. È chiaro che in una situazione così difficile, quello che ci poniamo come organizzazione è quello di essere capaci di relazionarci e di puntare a trovare soluzioni assieme alla politica per il futuro, per dare una prospettiva a tutti quanti. Lo facciamo con l'AGIA, che chiede fortemente iniziative di sistema e di prospettiva per permettere al comparto agricolo di essere una risposta anche per quanto riguarda la disoccupazione. Lo facciamo con le donne in campo, che chiedono maggior dignità del lavoro femminile anche nel comparto agricolo, e lo facciamo con l'associazione pensionati, perché il problema delle pensioni minime in agricoltura è un problema per chi adesso è in pensione, che ha portato avanti, ha costruito quello che noi stiamo portando avanti adesso come generazioni più giovane, ma sarà un problema nostro per il futuro, dopo che abbiamo lavorato una vita da mangiare e a manutentare i territori. Ma la risposta è quella di sistema, è riuscire di creare assieme agli altri soggetti del territorio, assieme alle altre organizzazioni, delle risposte che permettano la sostenibilità economica delle aziende agricole. Abbiamo fatto assieme all'APPE, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi, un accordo perché durante questa giornata i bar del centro diano aperitivi fatti con i prodotti agricoli delle nostre aziende agricole. Ecco, quando parliamo di sinergia, quando parliamo di possibilità, è questo: noi abbiamo l'incarico di creare opportunità per le aziende agricole di tutte le dimensioni. Grazie presidente, adesso i titoli. Guardare al futuro dell'agricoltura seguendo le esperienze del passato, la specificità delle donne, il coraggio dei giovani. CIA ha portato a Padova le generazioni a confronto, ma anche i prodotti della terra, avvicinando l'agricoltore al consumatore. Un marchio che definisca i formaggi di montagna, che si confermano unici per sapore e salubrità, è il nuovo obiettivo di FitoCHE, lo studio promosso da ARAV, allevatori del Veneto, e presentato nel campus universitario padovano di Agripolis. Il caldo fuori stagione mette in crisi la campagna veneta, in difficoltà le semine stagionali di frumento, orzo e loietto. Irrigazione imposta per radicchi, broccoli, cavolfiori, finocchi, coste, con ennesimo aggravio dei costi in una situazione già pesante per la siccità dei mesi scorsi. Scegliere la pianta giusta e nel momento migliore della fioritura, calibrare la quantità d'acqua ma anche il riutilizzo una volta passata la ricorrenza di novembre. Questi i consigli della settimana di Adriano Favaretto per il crisantemo, il fiore dell'autunno. È una cicoria dove non si mangiano le foglie ma le radici. Sono le code o coe in Veneto, verdura principe del benessere intestinale i cui effetti collaterali sono citati pure da Dante nella Divina Commedia. Tre gambe e una sola punta è la scala a tre piedi che non mancava mai sulle nostre aie. Gianni Marini ci racconta la sua storia con l'immancabile e indimenticabile saggezza del relativo proverbio contadino. Antonio Bressa, iniziative come queste per la città cosa significano? Iniziative come queste sono occasioni importanti per avvicinare quello che è il mondo agricolo, quelle che sono le nostre produzioni, ai consumatori. E per questo motivo noi abbiamo anche lavorato molto assieme a CIA e ad altre associazioni nel corso degli anni per sviluppare dei mercati agricoli chilometro zero. Quindi all'interno dei nostri quartieri abbiamo delle piazzette dove settimanalmente ci sono i produttori che vengono e portano quello che è, diciamo, il frutto del loro lavoro. Questa modalità di avvicinare i produttori ai consumatori sta dando degli ottimi risultati in termini di qualità per quello che mangiamo, anche in termini di attenzione al mondo agricolo. Noi ovviamente come città non abbiamo tanta produzione agricola, ma abbiamo i consumatori, e invece gli agricoltori portano quelle che sono le produzioni delle zone anche esterne alla città di Padova, e noi dobbiamo unire questi due fattori, consumo e produzione, per fare in modo che premi anche le attività che sono quelle degli agricoltori che curano nella maniera migliore il nostro territorio. Grazie Antonio Bressa, adesso le notizie. Il caldo record di quest'anno continua a creare problemi e preoccupazioni in agricoltura.
Con una media di quasi un grado in più rispetto al passato, in Veneto si continua ad irrigare pur essendo ormai autunno inoltrato. La mancanza di piogge sta mettendo in difficoltà le semine stagionali, come sottolinea Coldiretti Venezia, Frumento, Orzo e Loietto. Senza precipitazioni, infatti, i semi non riescono ad attecchire e il rischio che le piantine si sviluppino poco e male o che non crescano affatto. Contemporaneamente, le coltivazioni autunno-invernali già in campo stanno soffrendo il caldo, con l'esigenza di irrigare radicchi, broccoli, cavolfiori, finocchi e coste. Ennesimo aggravio dei costi in una situazione già pesantemente compromessa dalle conseguenze della siccità dei mesi scorsi. Sono legati al termine dei contratti stagionali in agricoltura i segnali di rallentamento per l'occupazione in Veneto, confermati a settembre con un calo di 5.000 posti di lavoro. Dati di Veneto Lavoro che indicano come l'andamento dei contratti stagionali in agricoltura, con un prevalere delle cessazioni rispetto alle assunzioni, determini nel terzo trimestre 2022 un saldo occupazionale negativo per 6.200 posizioni lavorative dipendenti rispetto alle più 6.100 nel 2021 e alle 2.000 in meno nel 2019. La Regione voterà a giorni una modifica nella gestione dei fondi del PSR 2017-2022 a favore dell'agricoltura, in crisi a causa della guerra in Ucraina. Previste misure di sostegno non solo contro il rincaro dei carburanti e delle materie prime, ma anche per il miglioramento dei sistemi di irrigazione al fine di renderli più efficienti e di ridurre gli sprechi. Infine, l'introduzione di investimenti in prevenzione e sicurezza degli allevamenti. I cambiamenti climatici in atto e la diffusione di nuove specie nocive favoriscono infatti l'insorgenza di malattie per le piante e negli allevamenti. L'esempio più conosciuto è la peste suina africana. Alessandro De Carlo è il presidente dei pensionati CIA. Presidente, quanto stanno soffrendo i pensionati degli agricoltori in questo momento? Tantissimo, il che vuol dire aumentare le pensioni minime, portarle a quel livello di 780 euro come minimo, che è il livello della pensione di cittadinanza come è stata fatta, per dare dignità e tutela sociale a queste persone che tanto hanno dato alla società, lavorando per tanti anni, producendo cibo, gestendo il territorio, difendendo l'ambiente. Tutto questo valore che gli agricoltori hanno fatto in tanti anni bisogna che venga restituito. Donne in campo, io non spreco, è lo slogan delle donne di CIA Veneto. Chiaramente, perché noi donne siamo molto attente nella gestione della casa stessa e dell'economia domestica. Però in questi due anni le imprese femminili sono diminuite anche in maniera importante. Ci siamo presi la responsabilità proprio della gestione familiare e quindi ne abbiamo risentito del nostro lavoro. Ma noi non ci siamo mai fermate, ci siamo ricreate, abbiamo dovuto reinventarci. Eventi come questi che importanza hanno per l'imprenditoria femminile? Donne in Campo è comunque un'associazione molto inclusiva e quindi è fondamentale soprattutto portare la nostra solidarietà verso anche le altre donne e insegnare come che anche in tutte le cose di tutti i giorni possiamo dare del nostro. Per Luigi Ponzo, perché da un problema può diventare un'opportunità? E fanno fatica a partire. L'opportunità qual è? Che come tutte le cose, dalle difficoltà nascono le idee, dalle idee poi si sviluppa e quant'altro, quindi l'azienda sta in piedi se fa reddito e quindi che se il mercato tira, se c'è il giusto prezzo, se tutto viene riconosciuto nella giusta maniera, cosa che adesso stiamo un po' faticando. Veneto e l'Italia ha le eccellenze, quindi bisogna puntare sulle eccellenze. Dov'è che i giovani possono andare ad investire? Se devo dare un consiglio a un giovane, il vino ormai ha raggiunto l'apice. I prezzi di cereali stanno crescendo e quindi forse ritornare anche a fare dei seminativi di un certo tipo può avere senso. La zootecnia, ahimè, invece è il settore che sta un po' più soffrendo, ma non c'è un campo specifico dove investire. Crediamoci e proviamoci, insomma, ecco. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Prima però un servizio dedicato ai formaggi, un'iniziativa di Arav con la valorizzazione dei formaggi di montagna. Seconda parte, parleremo di fiori. Beh, un incontro per presentare i lavori di 4 anni di impegno. 4 anni tra i pascoli della montagna veneta, 4 anni di studio e di confronto per dare un futuro alle nostre malghe. Questo è il progetto chiamato Fito, che
acronimo inglese di Feel to Cheese, che si potrebbe tradurre in sensazioni dal formaggio. Ed è appunto sull'unicità dei territori e quindi dei prodotti delle nostre malghe che si è sviluppato lo studio presentato nel campus universitario dedicato all'agricoltura di Agripolis a Padova, alla presenza dei protagonisti. Prima di tutto da 5 caseifici dell'alta montagna e della montagna veneta, del Dipartimento DAFNA e TESAF dell'Università di Padova e di ARAV, per valorizzare, esaltare, qualificare ancora di più i formaggi che derivano dai pascoli delle nostre montagne, delle montagne venete. Da Livinallongo ai Lessini, passando per l'altopiano di Asiago e il Cansiglio, lo studio dei dati del latte, della salute nelle stalle, ma anche nei foraggi e quindi dell'alimentazione specifica di ogni località, ha confermato come i formaggi della montagna veneta siano unici non solo per la qualità e il sapore, ma in particolare per il benessere di chi li preferisce. Da qui l'idea di un marchio di produzione che garantisca il consumatore, consapevole che dietro alla sua preferenza non c'è solo gusto e salute, ma anche il sostegno di chi vive e mantiene in ordine e sicurezza la montagna veneta. Sì, si salva la montagna, bisogna valorizzarlo bene, questo formaggio, perché dietro una fetta di formaggio c'è un casaro che sa fare il formaggio, c'è una latteria, c'è una cooperativa, c'è un gruppo di soci, c'è solidarietà, c'è socializzazione e prima di tutto c'è il socio allevatore che alleva un bovino che è all'interno di un pascolo, all'interno di una flora specifica che caratterizza i formaggi e che esalta le qualità dei formaggi veneti. È una catena di montaggio importante per arrivare a dare redditività a tutta la filiera. Seconda parte di Agricoltura Veneta, ci siamo spostati da Piazza delle Erbe all'area del ghetto qui a Padova perché c'è la 21esima edizione di Ghetto in Fiore. Direttore, perché avete organizzato questa iniziativa, ma perché la organizzate ogni anno? I 21 anni che siamo qui nel ghetto. Ghetto, quando si parla di cultura si parla del ghetto, è un elemento importante per noi, per CIA, per far capire ai nostri consumatori quanto è importante oggi consumare i nostri prodotti, i prodotti veneti, i prodotti dei nostri agricoltori. Ecco, Ghetto in Fiore, quindi florovivaismo, un comparto che sta già soffrendo e soffrirà molto di più nei prossimi mesi a causa dei rincari energetici. Per quanto riguarda le serre, stanno subendo degli aumenti anche del 110%. Già oggi registriamo un meno 30% per quanto riguarda le percentuali di vendita rispetto all'anno scorso. Quindi un settore estremamente, anche questo in crisi, è importante dare risposte, quindi credito d'imposta immediato per le nostre aziende agricole. Eri Faccini, presidente Ciro Vigo, ma soprattutto voce dei floricoltori. Che inverno sarà? Spero mite, perché i costi per determinate produzioni sono ormai diventati insostenibili. Più di qualcuno ha già chiuso anche, diciamo così, nel periodo pre-bellico, perché già i costi erano andati alle stelle sia di energia, sia di materiali quali terrici, plastiche, concimi. Ormai produrre è diventato quasi un lusso ed è per questo che le produzioni si stanno indirizzando verso varietà che siano a basso impatto economico, perché comunque effettivamente produrre come si faceva 10 anni fa diventerà impensabile per gli enormi costi. Proprio perché si è parlato della stella di Natale, quello sarà uno dei prodotti forse più penalizzati e probabilmente dovremo andare verso una nuova direzione, individuare un nuovo fiore di Natale che ci permetta di poter produrre ad un costo abbordabile per il consumatore. Grazie Presidente, adesso il nostro Renzo Gatto. Radicchio da radice. Detto così, sembrerebbe uno dei tanti radicchi, uno dei tante cicorie. E invece no, è un radicchio di cui noi consumiamo solo la radice e non la parte aerea. È quello che in dialetto sono chiamate le coe, le code. Le code perché sembrano appunto delle code, hanno una radice a fittone molto simile a quello che è una carota, hanno un aroma dolciastro. Vanno consumate solamente cotte. Perché ci interessano le coe? Beh, sono ricche in vitamina B1, B2, B6, in vitamina C, in ferro. Soprattutto sono molto ricche in inulina. È un grande e importante nutrimento per i nostri batteri intestinali.
quelli che ci aiutano anche ad andare bene di corpo. Di contro però l'altra faccia della medaglia è che produce anche un importante quantitativo di gas intestinale. È proprio per questo che termino con Dante, e non scandalizzatevi se cito quello che dice nel 21° canto della Divina Commedia dell'Inferno, dove dice: e del cul aveva fatto trombetta. Gina Cavalieri, intanto dove ci troviamo adesso? Proprio dietro di me c'è la sinagoga di Padova e quella è l'entrata. Da questa parte c'è il Museo della Padova Ebraica invece, che era l'altra sinagoga di Padova, cioè lì la sinagoga di rito tedesco era molto più grande, detta anche Scuola Grande, perché era una sinagoga di notevoli dimensioni. Le testimonianze dei primi ebrei risalgono proprio tra il 1200 e 1300, e la cosa interessante è che quest'anno, nel 2022, si festeggiano gli 800 anni dell'università. L'Università di Padova era l'unica che accettava studenti non cattolici. Quindi diciamo che a Padova si è creato intorno negli anni d'oro, 500-600, un'enorme immigrazione di cervelli un po' da tutta Europa. E poi, oltre ai personaggi diciamo culturalmente rilevanti, gli ebrei facevano commercio, no? Non potendo fare molti altri lavori, quindi quest'area che oggi è piena di negozietti lo era anche 500-600 anni fa, legati al territorio. Ed è motivo per il quale, diciamo, nel 2022, come da 21 anni a questa parte, c'è questa sinergia tra l'agricoltura padovana e il ghetto ebraico. Certo, anche proprio per sottolineare questo legame così stretto tra la comunità ebraica e la città di Padova, da tutti i punti di vista. A me piace sempre anche dire che questo ghetto padovano è di una tale importanza storica per i personaggi che ci sono stati, per il legame con l'università, per la cultura proprio che ha portato, che non ha niente da invidiare per esempio a Venezia. In realtà la maggior parte dei turisti oggi va a Venezia, se deve venire in questa zona a vedere un ghetto, però io credo che lavorandoci noi potremmo portare tantissimi turisti anche qua. Stanno già aumentando grazie a Urspicta, no? Ma aumenteranno ancora. Grazie, adesso il nostro Adriano Favaretto. Oggi vi parliamo di crisantemi. Fra una decina di giorni ci avviciniamo ai defunti, ai nostri defunti, alle cerimonie che ci saranno. Quali fiori scegliere? Chiaramente il crisantemo la fa da padrone, diciamo, no? Questo è un grande fiore, ma ci sono anche, vedete, questi qua, o giallo a fiore piccolo, vedete, tutto bello imbottonato, sempre fatto con la squadra tonda, diciamo, guardate che bello. Oppure questi viola, oppure ci sono i tricolor. Cosa vuol dire? Che sono tre nello stesso vaso, tre colori, tre piante diverse. In questo caso, vedete, mi trovo con un crisantemo a grandi fiori ancora in bocciolo, ma fra 10 giorni, credetemi, è già aperto metà. Il consiglio che io do sarebbe quello appunto di prenderli così, perché poi si protrarrà più in avanti la fioritura e sono belli. Secondo consiglio, certamente non finisce qui la storia, dovete prenderli, portarli sì e annaffiarli quasi tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, perché certamente è talmente compresso dentro le radici, vedete qua sotto stanno già uscendo, quindi hanno bisogno proprio di acqua, non metterlo lì e poi ciao bei. Certamente metteteci un sottovaso, perché così evita di sporcarvi il marmo, diciamo, della tomba. Annaffiate pian piano e lasciate un po' di acqua sul vaso. Terzo consiglio, quando ha terminato la sua fioritura, certo, se volete buttarlo nei cassonetti, lo buttate nei cassonetti, ma se volete lo portate a casa, se avete spazio, un giardino, li mettete sotto delle piante, diciamo, come stanno, e alla primavera, vuol dire a febbraio, marzo, li tirate fuori, li potate proprio o quasi li rasate, gli cambiate vaso chiaramente, ma potete anche dividerli in quattro, fate quattro vasi, oppure li impiantate in pieno giardino. Certamente la riuscita poi non sarà di averlo bello così, ma avete però dei fiori comunque.
e come sempre fate un buon lavoro. Ma sentiamo un po' di voci di protagonisti, cominciamo con Enrico Corazza. Per voi questo appuntamento che cos'è? Portare in piazza i fiori di stagione. I padovani qui che cosa vi chiedono? Beh, i ciclamini, soprattutto quelli profumati, perché profuma la casa, profuma il davanzale. E poi ci sono i fiori che si mangiano, siamo con Annalisa Masseria, Fattoria delle Erbe. Ma la gente, come dire, come prende questa vostra proposta? Vogliono provare, una volta che hanno conosciuto questi sapori che sono comunque buoni, che scoprono che i fiori fanno anche bene, che sono utili in cucina, iniziano a sperimentare anche nelle loro ricette. Insomma, innovazione nella tradizione, forse è questa la formula giusta per l'agricoltura di domani? Io lo spero, perché c'è tanto bisogno di rivalutare l'ambiente come era una volta, anche riuscire a rigenerare la biodiversità. Purtroppo adesso spesso le coltivazioni, oltre alla monocultura, eliminano anche tutto quello che c'era intorno al campo, quindi le alberature, le siepi, che sono importantissime perché creano la presenza anche di insetti, di uccelli, che sono utili per mantenere in equilibrio proprio il sistema agricoltura. Giampietro Bonomi, presente qui con l'azienda vitivinicola, ma anche con i problemi dei cinghiali. Dove passano, mangiano tutto, fanno un disastro, cioè si vuoi salvarsi. E allora cosa chiedete voi lì che li avete ai piedi dei coliugani? Fermarli un po', perché oltre ho dei danni che fanno ai campi, ai vigneti, ai frutteti, agli olivetti, eccetera. Fanno anche dei danni su strade. E a questo appuntamento non può mancare Cinzia Girardin, che è un volto che abbiamo conosciuto con lo Zafferano. Per lei cosa significa essere qui oggi? Beh, è comunque un'opportunità, anche perché Padova è sempre una bella piazza, sia per farci conoscere, sia per far conoscere i nostri prodotti e, perché no, anche per vendere. Lo Zafferano viene apprezzato? Sì, devo dire che sono diversi anni che siamo presenti appunto a questa manifestazione, per cui ci siamo fatti conoscere e viene apprezzato. Grazie Cinzia, adesso il nostro generale Giancarlo Iannicelli. L'autunno continua con caratteristiche però quasi estive, con temperature ben al di sopra della media, 5-6 gradi, ma soprattutto per l'assenza di pioggia. Ecco, questo crea un grosso problema per tutto il comparto. È dovuto, come evidente dalla carta del tempo, questa situazione alla presenza di un anticiclone livellato che investe un po' tutta la nostra penisola, ma gran parte del Mediterraneo. Ecco, questa pressione livellata mantiene lontano il grosso dei sistemi perturbati, che sono quelli che dovrebbero portare la pioggia. Per adesso è un anticiclone non intenso, però ci protegge. Qualche volta si distrae, si è distratto appunto nella giornata di sabato, nella seconda parte, la coda di un sistema perturbato è scorsa su di noi, quindi provocherà qualche breve precipitazione, ma nulla di più. Poi purtroppo la situazione tornerà stabile, quindi ancora con la presenza dell'anticiclone, quindi si preannuncia una settimana con queste caratteristiche, che naturalmente per l'agricoltura tutto sommato non sono positive. Temperature al di sopra, anche se calano, ma rimangono al di sopra dei 20 gradi, quindi 21-22 gradi, ma soprattutto niente pioggia. Quindi ormai ottobre si chiuderà praticamente senza un goccio di pioggia, quindi c'è un deficit molto forte. E andando un po' al di là, ma azzardiamo in qualche modo, anche nei primi giorni dell'altra settimana le caratteristiche saranno più o meno le stesse, quindi non sono positive le notizie, è un bel tempo relativo, non certo per il comparto agricolo. I venti intanto sono deboli con questa situazione, ecco, il fenomeno in pianura sarà quello delle foschie, qualche banco di nebbia, siamo ormai in autunno avanzato, il mare in questa situazione di calma, normalmente è calmo, poco mosso. È tutto. E per le conclusioni siamo con il presidente Gian Michele Passarini. CIA ancora una volta si dimostra non solo a fianco, diciamo così, dei propri iscritti, ma anche di tutti i cittadini con esperienze come questa. CIA non è solo agricoltura, non è solo impresa, ma è anche cittadinanza, è società, è quell'elemento di coesione, no? Di interpretazione di quelli che sono i problemi che oggi hanno i cittadini, che sono i nostri stessi problemi, il rincaro energetico, la difficoltà appunto che la situazione della guerra e il post-Covid ci ha consegnato. Quindi era un messaggio che andava dato assolutamente. Lei vede tutti i comparti.
parti dell'agricoltura. Qual è che la preoccupa di più e che cosa chiede alla regione? Se guardassimo anche il vitivinicolo, che ha un suo valore, ma oggi sono preoccupati per quanto riguarda ad esempio gli effetti dei cambiamenti climatici sulla flavescenza dorata. Il rincaro energetico colpisce tutti, il problema della siccità ci ha defalcato le produzioni, consegnandoci anche delle produzioni che spesso non sono qualitativamente alte. Quindi io credo che noi dobbiamo fare proprio un ragionamento tutti insieme che vada da come riusciamo ad affrontare le prossime sfide future in termini di cambiamento climatico, in termini di rincari energetici, in termini anche del fatto di stringere quel patto con il cittadino, col consumatore, facendogli capire che noi non è che facciamo solo prodotti, gli facciamo avere dei bei territori curati, lo facciamo mangiare bene, lo facciamo mangiare in maniera salubre e soprattutto siamo impegnati tutti dalla stessa parte per garantire un mondo migliore, un ambiente migliore. Ci avviciniamo all'inverno, siamo in balia degli eventi, è chiaro che sarà un inverno dove tutti quanti avremo un senso di consapevolezza che probabilmente bisognerà anche risparmiare, perché ce lo dicono le bollette che stanno arrivando, però è chiaro, bisogna assolutamente trovare un piano strategico nazionale per affrontare il tema energetico, altrimenti non è il rischio dell'inverno, il rischio è che noi andremo in un sistema di avvitamento dal quale non usciremo più. Grazie Presidente Passarini, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta, l'ultima parola questa settimana la lasciamo a Gianni Marini e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, stavolta voglio parlarvi dei scae, che ne sono diversi tipi di scae, quelle qui strette e lunghe che va su per la chiesa e che va su anche per la tesa, e che ne sono quelle dei trapie, che sarebbero queste, una e una due. Questa l'ha fatta a mio amico Sergio, che è uno che piace ancora a farsi i sordegni, l'ha fatta del Salgar, vi dico come l'ha fatta, ha cacciato un bel ramon grosso, l'ho tagliato a metà e dopo che ha fatto i scaini. Ce ne sono alte, di basse, a seconda delle cose che serve. Una volta questi contadini che fanno una bella invenzione, perché ti adoperava sia per andare a buscare sulle biusere e anche per dove che ne arrivava e anche per andare a togliere su frutti, perché sulle ponte ne arrivava e ora con una scala o più grande o più cheia che arrivava a togliere su la frutta. Sapevo perché si chiama trapie, perché intanto è fatta a punta per passare meglio in mezzo ai rami dei frutteri o dei vide. E dopo perché ciò, se larga, vedo, larga, basso, stava in pie, una, due pie e tre pie, che sarebbe questo qua, il paio, quello che tiene su. Questa qua è l'invenzione che ha fatto i nostri vecchi. Che c'è anche i detti delle scale. Per esempio, uno che vuole fare impresa, ah, non che metto la scala per fare questo lavoro qua. Dopo che erano i grandi che voleva togliere dai soia, persone più piccole, e che diceva, ricordavi che i cicei che hanno inventato la scaia. E dopo i cicei, per farsi vedere grandi, diceva, anche i grandi che vuole la scaia. Maria Santa, e ora è sempre queste diatribe. Qualche uomo, e questo qua sarebbe un fiasco spentarea, e diceva, ah, mi sono come una scaia da trapie. Se vuoi farsi vedere un po' cosa grande sono. Qua ragazzi, che ne sei per tutti, comunque, bea e viva la scaia da trapie. Ve asso con un proverbio. Femmine e scae, mai girarghe e spae. Vo via. Ciao. E sempre forti.